Amici di Milanello, ben ritrovati, siamo con un ospite d'eccezione. Prima però vi ricordo come sempre di iscrivervi qui e di lasciare un bel like qui sotto. Manfredi, ex grande fratello, milanista. Sono appena andato a vendermi la macchina perché devo fare l'abbonamento per la Champions al Milan. Dimmi sta cosa, gli abbiamo parlato anche, abbiamo fatto un video. Prezzi esagerati, obiettivamente. In base al numero, 7 Champions costa di più. È chiaro che per andare a vedere la Juve e l'Inter costa di meno. Mi piace che la prendi con filosofia, però perdonami. A maggior ragione non facciamo la Champions da 8 anni e siamo qui che ci, invece di darci il tappeto rosso, ci fanno la corsa ostacoli. Manfredi, ne parliamo in puntata. Sì, ne parliamo in puntata, però dimmi la tua. La mia è che non ci andrò. Non lo so. Te stai a casa? Certo. O qua con ma voi. Ma non ci vai perché... Non me lo posso permettere. Perché è il custa, come si dice a queste parti, o... Non me lo posso permettere, anche se io fiuto che qualcosa la riuscirò a tirare su, dai. Tu dici a ricavare qualcosa? Sì, non qualche accredito da qualche tuo amico calciatore? Ma sì, dai. Senti, so che tra i tuoi amici c'è Romagnoli. Sì. Sul quale devo dire... C'è stato un buon precampionato, non ha fatto casino. Mi sa che questo è un anno buono per lui. L'anno scorso è partito per essere titolare, è diventato riserva. Mm. Quest'anno parte per essere al 100% la riserva, ma occhio. No, io spero che resti la riserva, perché Kier e Tomori... Chi era la sua età, c'è la Champions, occhio. Kier e Tomori no. È una riserva di Russo Romagnoli. Sì, di Russo, Clemente. No, vediamo, no. Però la mia sensazione è che alla fine se ne va via parametro zero pure lui. Tu che hai conoscenze più dirette con Romagnoli. Lo penso anch'io. Lo penso anche sì. Tu. Ma sensazione o qualcosa di più di una sensazione? Proviamo a scavare, Una mia sensazione personale. E lo accetteresti, essendo il capitano del Milan, che lascia poi il Milan a parametro zero? Soprattutto se continua a mettere in banchina, sì, non li posso dire. Ah, tu dici a quel punto è legittimato. Sì, magari va anche nella squadra del suo cuore, quindi... La Lazio. Cosa li possiamo dire? E l'ingaggio a squadra del suo cuore non glielo dà. Senti, invece, per quanto riguarda che sì, siamo... Che sicuramente... Rassegnati? No, siccome mentre mi chiedi di che sì è entrato in studio Vernazza, a sto punto credo che ci siano sirene inglesi, è una sensazione. O francesi, però, francesi, siamo tutti là. Ma su che sì, tu dai la colpa alla società, che si è mossa in ritardo, che non ha offerto le cifre, o al giocatore, dai, quando ha fatto quella promessa dall'Olimpiade, tu eri lì, ti sei stappato lo champagne. Questo non riesco più a crederci. La società, dico una cosa però, quando, allora, la società proprio dei fenomeni, dei campioni, quando c'è il momento che sì, vogliono regalarlo all'Inter, e gli interisti, non so se ti ricordi, Vessino. E gli interisti dicono: no, che quello tenetevelo voi. No, quel non era Conte che chiedeva che E gli interisti invece, e proponevano Vessino. I tifosi dicevano: no, non vogliamo quel bidone di che sì. E noi quasi eravamo pure d'accordo a dire che era un bidone. Lì la società dei fenomeni rinnova. Però adesso andare a dare una colpa quando nessuno lo voleva scambiare neanche con Vessino, non lo so. Però se sei un fenomeno, lì lo rinnovi. Cioè, se sei lungimirante, capisci che il giocatore esplode. I dirigenti che avevamo prima, quello avrebbero fatto, per capirci. Sì, coi soldi però del non del Monopoli, perché quelli sono dell'altra squadra di Milano. Però poi rinnovi, spendi, poi fai il passo più lungo della gamba e stai un anno fuori dall'Europa League. Condividi l'idea di un progetto sostenibile? Sì, però qui stiamo anche non valorizzando i nostri asset, li stiamo perdendo a zero. Donnarumma, Çalhanoğlu. E adesso che sì. Sì, ma tanto e abbiamo detto di Romagnoli, e sarebbero 4. E sono 4. Sono problemi a livello economico finanziario, oltre che sportivo. E vabbè, ma tanto l'anno prossimo abbiamo, come si chiama quello? Adli. Adli, Pellegrini. Pellegrini c'è anche quest'anno. Cioè quest'anno, l'anno prossimo si vedrà. Adli però è una cosa molto diversa da che sì. Non entrare anche tu in quel vicolo cieco. Adli è un giocatore molto più tecnico e più semmai il vice Bennasser piuttosto che il vice che sì. E Bakayoko ti convince? Bakayoko, visto a Napoli l'anno scorso, zero. Magari con l'area però di Milano. Visto al Milan. No, visto al Milan 3 anni fa, è buono. L'ho anche conosciuto in qualche serata. È un ragazzo, perché lui fa le serate e li conosce tutti. È un ragazzo simpatico. E non lo riconosci neanche in serata. E quindi dico che non lo so, non perché mi fido. Perché non lo riconosci? Perché è molto semplice come si presenta, capito? Cioè, non classico calciatore, vestito sgargiante. Ah, perché i calciatori sono... Castiglieco l'hai mai beccato a questo proposito? Sì, eh? Ecco lui. Ecco lui lo noti un po' di più. Sì. Lo so, mi hanno raccontato anche. C'è il discorso appunto con il CSK. Noi aggiorniamo sempre su tutto, Manfred, però tu devi restarmi sul pezzo. Qual non è devi il pezzo? Incalzare troppo. Siamo più forti l'anno scorso? Secondo me sì.
siamo più completi dell'anno scorso, che è quello che ci è mancato. Forti, no, secondo me, non lo eravamo né l'anno scorso e ne lo siamo quest'anno rispetto alle prime due o tre. Abbiamo colmato col gioco l'anno scorso e poi ci sono mancate le riserve. Se quest'anno continuiamo a colmare col gioco e le riserve ce l'abbiamo, vuol dire che siamo più forti. C'è il gruppo anche, l'importanza del gruppo. Senti, invece Donnarumma lo beccavi nelle serate? Donnarumma mai. Ho provato una volta a imbucarmi al suo compleanno di 18 anni, non ce l'ho fatta. Ecco, meglio così. Lo giuro. Meglio così. Ti manca? Mai. Ti manca? A me no. Ma guarda, sono contentissimo. Ci siamo liberati. Che sta lì a fare la panchina, ti dico la verità. È vero, con no, la mascherina sotto al naso. Sai cos'è il milanista? Allora, ti spiego qual è il problema. Il milanista che oggi dice sono contento, poi gli altri dicono eccolo, è come quella buona che ti ha lasciato, tu dici sì, ma era un po' così, meglio che mi lascia. Qui sembra che stai rosicando, ecco, quindi non si sa mai. Ma intanto in questa fase ci facciamo una risata su. No, poi a me, allora io faccio un discorso tecnico, a me piace molto il calcio moderno, quello che si vede da Guardiola, che un po' ha provato a proporre Pioli. Quindi secondo me i piedi di Maignan sono importanti. Con i piedi buoni secondo me ci vuole. Senti, e Donnarumma ce li ha quadrati. Ah beh sì, forse sei stato anche generoso a dire quadrati. Ce lo porti un saluto? Allora facciamo così, tu sei molto amico di Pippo Inzaghi, no? Sì. Ci porti il nostro saluto a Pippo? Sì. E poi, questo poi, sicuro, e vediamo se riesce tra i suoi mille impegni a rispondere. È un video saluto di Pippo ai 63.000 nerotti di Milanello. Di Milanello. Il gol più bello di Pippo, quello che ti è rimasto nel cuore? ce ne sono tanti. Guarda, allora io dico sempre una cosa. Quando tu chiedi a un giocatore la differenza tra Ibra e Inzaghi, che tecnicamente poi che lui si arrabbia se gli dici tecnicamente, ma non hanno paragoni. Che a proposito di serate poi ne facevano tanti insieme, la parte finale. La parte finale. Se tu chiedi a un milanista il gol di Ibra più importante, fa fatica a trovarne due o tre. Se tu lo chiedi Inzaghi, facciamo fatica a trovarne solo 10. Perché sono troppi. Però tu te li sogni, carrellato ogni notte. Quello che mi ha emozionato di più è l'ultimo, perché ero lì allo stadio ed ero lì dietro proprio. Anch'io. Dove ha segnato. Quindi, con Novara. Ecco, l'abbiamo chiusa così in maniera romantica e nostalgica. Quindi come siamo noi milanisti. Porti il saluto? Porto il saluto al 100%, vediamo se riesce a rispondere. Adesso sta allenando, sta andando bene al Brescia. E suo fratello è dall'altra sponda di Milano. Quindi, noi vogliamo bene a una parte della famiglia, non a tutta. Manfredi, grazie. No, però meglio lui che Conte. Potete seguirlo su Twitch, vero? Su Twitch con OCV Sport. Su Instagram non seguito più, che è diventato noioso. Ah sì? Sì, basta. Seguite me allora su Instagram, almeno recupero, lui ne ha tanti comprati. Grazie Manfredi, grazie. Ciao. A voi. Mi raccomando, iscrivetevi qui numerosissimi. Lasciate un like e scrivete magari qui sotto anche i vostri commenti per Pippo Inzaghi, visto che gireremo il video a Pippo. Sì, il gol, potrà il leggere. Gol più bello. Il gol più loro. Bello di Pippo Inzaghi. Però non mi hai risposto. Ah no, all'ultimo mi hai l'ultimo, detto. L'ultimo. Un abbraccio, ciao, grazie Manfredi.